Milano si gioca di sabato, lasciamo la domanda aperta, c'è un po' di rammarico per quello che c'era l'anno scorso, però c'è un po' di speranza, c'è un po' di speranza per quello che ci stiamo costruendo e che potrebbe essere, ma vabbè, adesso è presto, insomma. Giochiamo di sabato, giochiamo di sera, ci siamo sempre esaltati di sera, quindi speriamo sia di buon auspicio. Il Pavia venne qua 2 anni fa e venne ad espugnare il Piola, cioè cerchiamo anche di non ripetere, anche se poi esatto. Fu... In questi giorni ho sentito dire, no ma porta bene giocare di sera con il Pavia, faccio perché abbiamo perso 2 anni fa, come abbiamo porta bene? Però poi l'annata è stata positiva, però io preferisco vincere sabato sera e mettere un altro mattoncino nel nostro cammino, poi quel che sarà... Secondo me sarà anche in base al risultato di sabato sera, quindi a parte le scaramanzie sappiamo di incontrare una squadra che ha delle potenzialità come tutte quelle che abbiamo già incontrato, ma sappiamo le nostre. Dopo la sosta non è mai sempre facile ricominciare per tanti motivi, però insomma siamo fiduciosi. Ecco Max, tu personalmente come stai? Perché io, se posso, cioè non è una critica, è un'osservazione, ti ho visto molto meglio nella fase offensiva che non nella fase difensiva, se sei d'accordo o no, perché poi in campo sì, ci vai tu. Sì, sto bene, insomma, non è che adesso in fase difensiva non è che ultimamente ci è capitato molto di avere chissà quale gestione delle situazioni difensive. Poi personalmente anche nel non è che mi sia adesso a memoria, non mi viene in mente situazioni in cui abbia sofferto particolarmente, però insomma diciamo che siamo una squadra molto propositiva, quindi è normale che il lato offensivo è quello che magari risalti di più e al quale cerco di partecipare di più. Ah, vabbè. Io volevo farti due domande. La prima, tu hai detto, dopo la sosta non è mai facile per tanti motivi, e quali sono i motivi che ti preoccupano di più? E poi volevo chiederti, come fa una capolista come siete voi, la Provarcelli che invetta con 21 punti, a preparare la sfida contro la penultima della classe, perché il Pavia ha solo 6 punti, senza abbassare troppo la soglia dell'attenzione? Beh, riguardo la sosta, è normale che nella settimana in cui magari si stacca un po', ma mentalmente si rallentano e si allentano un po' certe dinamiche anche di concentrazione, e soprattutto il ritmo che si è preso nelle partite precedenti, fatto di partita, concentrazione, allenamento, determinazione nell'arrivare alla partita, i meccanismi che anche durante la partita si innescano automaticamente, quando poi si salta una settimana ci vuole un po' per sbloccarli, e quindi bisogna nella settimana precedente forzare un po' tante situazioni per riattivarli. E quindi quasi sempre capita che anche contro squadre che magari in classifica sembrano inferiori a noi, spesso si fa più fatica di quella che si dovrebbe fare. E il Pavia è vero che è penultimo in classifica, però abbiamo già visto che in questo campionato basta trovare una squadra che si difende nella propria metà campo, che concede poco, e non è facile trovare spazi, e a volte basta una palla, come magari o due, come sono successe col Feralpi, per rischiare di prendere 2 gol e compromettere anche qualcosa di buono. Quindi dovremmo essere attenti, sappiamo che a volte basta una ripartenza per subire delle azioni pericolose, e noi sappiamo che dovremo trovare delle soluzioni anche incontrando squadre che si difendono perché ci considerano superiori e si sentono magari in difficoltà nel proporre il gioco. Ecco, di tutte le squadre che avete incontrato fino adesso, qual è a tuo avviso quella che vi ha messo più in difficoltà, e in generale, ovviamente escludendo la Provarcelli, qual è la favorita oggi per la vittoria finale? No, vabbè, la Cremonese ovviamente è la squadra costruita meglio, e
potenzialmente quella che può recuperare e può, potrà dire sicuramente la sua. A me sul campo mi ha, e non credevo, mi ha impressionato maggiormente il Como, perché comunque è stata la squadra più propositiva che abbiamo incontrato, era una squadra che a cui onestamente non, in cui non riponevo grosse aspettative, invece ha fatto gioco, ha giocato, ha dimostrato di avere il proprio, la propria disposizione sul campo, di giocare con le proprie idee, e quindi è stata una delle poche squadre che ha cercato di imporre il proprio gioco quando ha giocato contro di noi. La Cremonese l'ha fatto per forza di cose, però mi è sembrata magari meno, più prevedibile di quanto fosse stato il Comodo in una delle ultime partite. Altre domande? Grazie Massimo.